Il rammarico per aver visto sfumare proprio sul filo di lana la promozione in Serie B è ormai acqua passata. Al Palamare, nel giorno in cui è stato alzato ufficialmente il sipario sulla nuova stagione in Serie C Gold, un clima di grande entusiasmo ha accolto la SME Caorle. Davanti ai supporter più affezionati e alle autorità cittadine è stato presentato l'organico 2016-2017. Squadra completamente rinnovata, l'unico superstite del quintetto base è il lungo sloveno Blaž Krešnar. I play, entrambi di grande qualità, saranno Bovolenta, lo scorso anno al Rucker, e Galli, arrivato dalla Tisana assieme alla Guardia Rubin. Da Ormelle è ritornato Zorzi a rinforzare il reparto delle guardie e sempre dal club trevigiano è sbarcato anche il lungo Elia Nardin. Il colpo messo a segno da Mino Zago e Damian Buscaino alla Italo Argentina di categoria superiore, mentre dalla Serie 2 serba ci si è assicurati l'ala forte Miljan Marković. Primo test venerdì prossimo al Palamare contro Codroipo con inizio alle ore 20. Il programma delle amichevoli pre-season prevede anche la partecipazione il 9 e il 10 settembre al torneo di Muggia con Iadran, Servolana e Koper. Le ambizioni sono quelle di ripetere una stagione come quella dello scorso anno, quindi sono abbastanza alte. Si punta naturalmente a raggiungere i playoff come risultato minimo e poi, come l'anno scorso, ci si augura di poter ben figurare fino alla fine. Abbiamo rifatto una squadra completamente, a parte la conferma di Blaž, e la cosa comunque ci stimola e ci dà ancora più motivazioni. E come giocherà? È una squadra che scopriremo di volta in volta. Anch'io sulla carta posso avere delle idee, ma sarà il campo a farmi capire bene in che direzione dovremo muoverci. Sicuramente rispetto all'anno scorso è cambiata e avremo un po' più la propensione ad usare le guardie in uscita dai blocchi, a coinvolgere, avremo più occasioni anche di sfruttare delle collaborazioni tra esterni e lunghi. Però, ecco, come dicevo prima, dovremo misurarci sul campo prima di poter capire bene come sfruttare al meglio le nostre potenzialità. Ecco, Raffaele Valesin, vicepresidente, siete riusciti anche quest'anno, nonostante le difficoltà economiche del momento, ad allestire una squadra decisamente competitiva? Sì, diciamo che il contesto economico non è dei migliori per fare attività sportiva. Gli sponsor chiaramente sono sempre meno, si fa sempre più fatica a coinvolgerli, sia dal punto di vista, diciamo, delle motivazioni che poi concretamente, quindi economicamente. Abbiamo fatto una squadra, anche a mio modo di vedere, molto, molto competitiva. E mi sbilancio forse un po' di più del presidente, oserei dire forse più quadrata e più completa rispetto a quella dello scorso anno. E tutto questo è stato possibile anche con un risparmio a livello economico e credo che in questo contesto sia un qualche cosa di molto importante quello che abbiamo fatto. C'è da dire una cosa che non abbiamo voluto scendere a trattative a rialzo con altre società che poi alla fine hanno beneficiato di alcuni giocatori che avevamo qua, in primis Cucchi e Biegovic, che sono andati a Mestre per delle offerte chiaramente dal punto di vista economico irrinunciabili e che noi non abbiamo voluto soddisfare ovviamente.